Gaia De Marco e Mimmo Grasso per parlarvi di un merlo brizzolato. Tra i merli maschi che frequentano il mio terrazzo, ce n'è uno brizzolato che fa strage di merlesse. Loro, le merlesse, alla sua presenza cinguettano come fringuelli, starnazzano come pollame. Ce n'è una tutta impettita che passa e spassa. Lui scende rapido, si infila tra i rami di una pianta piena di spine, saltella da un rametto all'altro, scuote quelli più sottili pieni di bacche rosse. Le merlesse lo guardano rapite. Due maschi si tengono a distanza, appollaiati sul parapetto del balcone del secondo piano. Il brizzolato fa due giri di campo, poi scende e becca bacche in quantità. Fa un altro giro, si ferma sulla ringhiera di confine. Muove la testa a scatti, come fanno tutti i merli, lancia due fischi e vola via. Le merlesse, pur deluse da tanta indifferenza, lo seguono, anzi l'inseguono, zigzagando tra balconi e sporgenze. I due maschi scendono a raccattare le bacche rimaste a terra. Di merlesse, però, neanche più l'ombra.